Federico Buffa racconta Mario Bua. Oggi parliamo di uno dei più grandi talenti della storia del calcio mondiale. Il suo nome è Mario Bua. Zach Galifianakis, in arte Mario Bua, nasce a Wilkesboro il 1 ottobre 1969. La mamma e il papà di Mario sono due nobili del posto. Infatti, il piccolo Mario nasce e cresce in mezzo alla ricchezza. Ma Mario non si adagia certo sugli allori. Questo perché si allena giorno e notte nella lotta libera e nelle arti marziali. Il suo istruttore è un giovane promettente di nome Bud Spencer. Molti anni dopo, Bud dirà di lui: se avessi avuto solo la metà del talento di Mario Bua, avrei conquistato il mondo. Non ci riuscirà mai. Ma anche la storia di Mario ha un cattivo. Anzi, un villain, come dicono a Wilkesboro. E il cattivo di questa storia è la città rivale di Wilkesboro, Badiso City, città vicina, poco più di 2 chilometri. Le due città sono in lotta da più di 1000 secoli. Mario Bua viene allenato giorno e notte per difendere la sua città da questi cattivissimi nemici. Ma un giorno, durante la guerra più lunga degli ultimi 1000 anni, Mario subisce una tremenda sconfitta. Durante la battaglia delle 5 Pattadesi, Mario viene disarcionato dal suo cinghiale corazzato. Cade a terra, è sfinito, non vede più niente. Viene portato via dal campo di battaglia per essere curato. Ma l'onta subita è troppo grande. È stato sconfitto da uno dei più grandi guerrieri di tutti i tempi, Martino De Luca, il guerriero più devastante di tutta Badiso City. Ma questa è un'altra storia. Vinta la battaglia delle 5 Pattadesi, i soldati di Badiso City occupano la città di Mario. Mario riesce a fuggire. Esiliato dalla sua patria, si dirige a New York, dove prende un peschereccio e fugge verso l'Europa. Mario, ormai in fin di vita, riesce a raggiungere il porto di Golfo Aranci, dove incontra un uomo dalle sembianze incredibili. È vestito come un comunissimo pescatore della zona. Sì, se non fosse che è pieno di pezzi di delfino usati come un'armatura. Incredibile. Si scopre essere uno sciamano che predice a Mario di dover giocare a calcio. Questo sarà l'unico modo che potrà avere per redimere le sue colpe, per aver fatto perdere la guerra alla sua città natale. Mario, sentiti i consigli dello sciamano Muhalahil, approda nella città a maggioranza islamica di Halla. Per Mario è amore a prima vista. Entra nella squadra del posto ed è subito un successo incredibile. Con l'Halla Mario vince tutto: trofeo della Mecca, campionato di Medina e sempre più un successo. Gianfranco Zola dirà di lui: se avessi avuto la metà del talento di Mario Bua, non mi sarei fermato al Chelsea. Avrei girato tutte le squadre di Londra. Non ce la farà mai. Dopo gli incredibili successi però, Mario entra nel tunnel della droga. Un tunnel lunghissimo. Dopo anni di vittorie, perde la sua prima partita, quella contro le dipendenze. Inizia il suo tracollo fisico, non si riprenderà più. Esattamente dopo 3 anni dall'arrivo ad Allah, il tribunale dell'Inquisizione della città lo esilia. Ma il popolo di Allah, memore delle sue imprese calcistiche, gli dedicherà una canzone diventata poi vincitrice degli Islamabad Music Awards. A sua festa di Allah. Ha fatto l'anno, m'han regalato
su volco, custu la molto, custu la bociado, custu si la da manigado, e su minore tu non de la lassado. Dopo mille vicissitudini, però, Mario ottiene di nuovo il favore della debandata. Incontra, infatti, l'esimio Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis si trova lì per una famosissima vacanza sessuale e scopre il talento di Mario Bua. Lo porta a Napoli, dove però avrà mille problemi fisici e deciderà che la sua vera vocazione non è il calcio, ma bensì il ruolo dell'attore. Lo porta quindi a Hollywood. Mario approda quindi sul grande schermo ed è subito per lui un successo di proporzioni planetarie. Mario primeggia in cult come Una notte da leoni e grazie a questi otterrà tutti i premi possibili e immaginabili. Mario, oltre a svariati Oscar, riesce a vincere anche il Davide Donatello come miglior attore straniero e addirittura il Golden Globe come miglior interprete debuttante. Quindi, in pochissimo tempo, Mario e la sua barba diventano i più grandi sex symbol dell'intero pianeta. Questo diventa per lui un periodo di ricchezza e di agi sfrenati. Tra le sue prede più famose si annoverano Irina Shayk e Orietta Berti. Ma piano piano il germe del lusso si insinua di nuovo dentro Mario e questo avrà delle ripercussioni incredibili su di lui. Mario inizia così a spendere tutti i suoi soldi in escort e in gioco d'azzardo, finché un giorno si trova da solo sperduto nella città e finché trova un edificio abbandonato nel quale entra subito, curioso di vedere che cosa sia. Mario, non sapendolo, è entrato in uno degli edifici più pericolosi di tutta l'America. È il Tempio di Olympus, il dio della perdizione. Olympus maledicerà Mario per essere entrato e lo maledicerà con queste parole. Io ti maledico per l'eternità. Queste terrificanti parole avranno un effetto devastante sulla vita di Mario. Questo perché d'ora in poi verrà colpito nella mente e nel corpo, tant'è che un giorno verrà sequestrato da un clan di polacchi che lo porteranno nella loro terra natale, dalla quale però Mario riuscirà a fuggire verso sud. Giunto quindi in Romania, Mario non riuscirà comunque a levarsi di dosso la maledizione di Olympus, questo perché sarà costretto a vivere di notte e dormire di giorno. Ma questo gli provocherà l'inimicizia di Dracula. Dracula lo sfiderà così a duello, ma Mario, utilizzando sapientemente le sue numerose sveglie, riuscirà a non far dormire tutto il giorno il povero Dracula, che morirà di stenti. Mario diventa così re imperituro e devastante di tutta la Transilvania, provocando paura e terrore nella popolazione locale, finché un giorno la popolazione insorgerà contro Mario e lo caccerà dalla Transilvania. Mario, ancora una volta in fin di vita, fuggirà verso nord, verso la Scandinavia. Qui, nella parte più settentrionale dell'Europa, Mario troverà la sua nuova casa. Da qui in poi di Mario non si saprà più molto. I racconti sulla sua incredibile storia si perderanno nel corso del tempo, diventando quindi leggenda. Ma non una leggenda come tutte le altre, ma la più grande di tutte. Mario risorgerà dalle sue ceneri come una fenice incredibile. Tornerà come una divinità, la più grande di tutte. Ma questa è un'altra storia.